Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di riparare questa e-bike, il cui display presenta un livello di batteria molto basso, nonostante che la batteria sia completamente carica. Questo problema impedisce l'avvio della e-bike, quindi della pedalata assistita e anche dell'acceleratore. Vediamo come risolvere questo difetto. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi ripariamo questo kit di conversione per e-bike, marca Yose Power, il cui montaggio è stato oggetto di un video di cui vi metterò il link in alto a destra. Sono molto soddisfatto di questo kit di conversione, tuttavia con l'arrivo dell'inverno e l'umidità si è presentato un primo guasto. Nonostante infatti che la batteria da 36 volte sia completamente stata caricata da me, se guardo il display vedo una tensione bassissima di batteria completamente scarica. Questo guasto inibisce il funzionamento della e-bike sia per l'acceleratore che per la pedalata assistita. La prima cosa da fare in questi casi è verificare proprio il voltaggio della batteria. Anche se il voltometro a LED ci dice che è completamente carica, potrebbe esserci un problema sulla sua uscita. In alcuni casi il problema potrebbe anche essere nel controller posto nella slitta portabatteria, oppure sui connettori che collegano il display al controller e a tutto il resto. Pur toccando questi cavi non noto nessuna variazione sulla tensione indicata al display e nemmeno toccando i connettori posti nelle immediate vicinanze del controller. Inizio a pensare che possa esserci un problema a livello di BMS, di batteria o di controller stesso. Il voltaggio di 29,8 volt indicato a display potrebbe stare a significare un problema a livello di BMS. Il BMS non è altro che un interruttore di protezione che stacca le batterie quando rileva un'eccessiva corrente di carica o discarica o un cortocircuito. In caso di guasto potrebbe condurre solo parzialmente e quindi dare un risultato di tensione molto basso. Tuttavia, dopo qualche minuto, la tensione scende a 24,8 volt. Questo dato potrebbe escludere un'anomalia del BMS, perché ogni BMS interrompe istantaneamente il collegamento quando si scende al di sotto di 2,5 volt per cella. A questo punto l'anomalia potrebbe trovarsi tra il display e il controller della batteria, perché tra l'altro quest'ultima continua a dichiararsi completamente carica. Per toglierci ogni dubbio, dobbiamo tagliare la testa al toro e andare a smontare questa batteria e verificarne la tensione in uscita. Una volta smontata dalla sua slitta, questa batteria presenta due grossi connettori di collegamento per il positivo ed il negativo che vanno al controller. Ho smontato anche quest'ultimo che presenta una tensione di lavoro di 36 volt, massima corrente di 18 A, ma normalmente gestisce 9 A, protezione di basso voltaggio di 31 volt e tensione dell'acceleratore che va da 1,2 volt a 4,4. Le batterie da 36 volt in genere contengono all'interno 10 gruppi di paralleli in serie, ciascuno da 3,6 volt, per un totale di 36 volt, appunto. Voltometro alla mano, andiamo a misurare la tensione di questa batteria e in effetti vediamo che essa ha 42 volt in uscita. Si tratta infatti di una batteria che ho completamente caricato. Questa misura escluderebbe la responsabilità del BMS interno alla batteria che in questo momento sta correttamente conducendo. A questo punto il problema potrebbe essere nel controller, che evidentemente non riesce a trasferire questa tensione al display. Andiamo ad aprire questo controller da 36 volt per vedere se possiamo effettuare qualche misura. L'avvitatore che vedete in azione è stato oggetto di un mio video recente. Link al video in alto a destra. Una volta aperto l'involucro, troviamo una amara sorpresa. Tutte le componenti di questo controller sono ricoperte da questo silicone che serve per non far penetrare umidità e acqua all'interno del circuito elettronico, cosa sicuramente positiva, ma da un altro punto di vista impedisce la riparazione di questo controller. Pertanto, qualora vi fosse qualche problema all'interno del controller, dovremo sicuramente sostituire per intero tutto il pezzo.
In questo caso ci verrà in aiuto il sito di Yoast Power, dove potremo trovare tutte le componenti, compreso il singolo controller. Naturalmente venduto con tutta la slitta portabatteria. Prima dell'acquisto di qualsiasi pezzo, tuttavia, vi invito sempre a fare riferimento alla mail del servizio di assistenza, che risulta molto preciso e puntuale e che certamente potrà risolvere ogni vostro problema. Nelle comunicazioni via mail con il loro servizio assistenza fate sempre riferimento al codice riportato sul retro del controller di cui volete il sostituto. A questo punto vediamo se riusciamo però ad effettuare qualche misura su questo benedetto controller. Per poter effettuare qualche misura ho dovuto rivoltare il connettore sul controller e collegarlo alla batteria. Andiamo a misurare qualche tensione su qualche connettore silicone permettendo. Mi collego ai due primi fili rosso e nero che vedo su questo connettore e abbiamo una tensione di 42 volt. Questo è un buon segno perché vuol dire che dal controller escono questi 42 volt che forse vanno verso il display. Per togliermi ogni dubbio cerchiamo di fare chiarezza tra tutti questi cavi. E in effetti, una volta separati il cavo del motore e il cavo del sensore di pedalata assistita, questi due cavi rosso e nero vanno proprio verso il contatto del display. In genere, questi cavi di collegamento tra controller e display contengono 8 fili di collegamento. Prima che me lo chiediate in tanti, vi dico subito che ciascun controller funziona con un determinato display e viceversa. Pertanto è sempre consigliabile l'acquisto abbinato. Vediamo in dettaglio la funzione di questi cavi colorati. Oltre al voltaggio della batteria in uscita, abbiamo un voltaggio in ingresso per l'attivazione del controller, due pin per la comunicazione in trasmissione e ricezione tra display e controller, un pin per il segnale dei freni, uno per il voltaggio di 5 volt di alimentazione del display, uno per il segnale di voltaggio dell'acceleratore e il negativo di massa comune a tutti gli altri. A questo punto, per escludere il piegamento di un pin di connessione su questo connettore esterno che va al display, proviamo a lubrificare questo connettore spruzzando dello spray per contatti elettrici. In questi casi, infatti, può essere presente dell'ossidazione che impedisce il corretto collegamento tra i vari connettori. Ripetiamo la stessa lubrificazione anche per gli altri connettori presenti già sulla e-bike. In alternativa potrete anche utilizzare del WD-40. L'ossidazione dei contatti si presenta spesso nei climi più umidi e in inverno. Vediamo se così facendo riusciamo a risolvere il nostro problema sul display. Rimontiamo il controller in ordine inverso, ripristinando e riavvitando il fermacavi, reinseriamo il connettore nel verso giusto. Da notare la presenza di 3 pin liberi su questo connettore. Nel frattempo vi ricordo che se avete delle domande potete inserirle nei commenti qui sotto o scrivermi all'indirizzo che trovate in descrizione, laddove troverete anche tutti i link al mio negozio virtuale con i prodotti e gli attrezzi che vedete in tutti i miei video. Ho ricollegato i miei connettori al display con il lubrificante per contatti elettrici. Andiamo a vedere se la mia batteria viene vista dal mio display. Accendiamo, incrociamo le dita e come per magia adesso abbiamo i 42 volt della mia batteria stracarica e anche l'acceleratore funziona correttamente. Per completezza ho lubrificato non solo i connettori posteriori ma anche quelli anteriori che si collegano ai freni, all'acceleratore e al display, staccati, lubrificati e ricollegati uno per uno. E a questo punto la mia e-bike è finalmente pronta per tornare in pista come prima. Ed in questo modo spero che questo video vi sia utile per risolvere i problemi di umidità e ossidazione invernali su tutti i vostri veicoli elettrici, compresi i monopattini. Bene amici, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!